Faccio finta di guardare la platea. Possiamo andare? È una serata con tante indicazioni positive. Quali sono però gli aspetti che ti hanno colpito di più di questa vittoria, che metteresti come priorità, come elementi principali? Siamo stati squadra dall'inizio alla fine, con idee, con spirito, con grande determinazione. Sapevamo di stare bene, di avere le qualità per vincere questa partita, e siamo stati dentro la partita con grande lucidità. Adesso il Milan si trova un po' nella posizione di essere quasi un arbitro dell'assegnazione dello scudetto, scudetto che potrebbe essere rimesso in discussione però con una partita convincente contro la Juventus. Ma noi vogliamo essere solamente arbitri del nostro destino, del nostro cammino, quindi chi arriva, noi abbiamo la possibilità di dimostrare le nostre qualità. Poi sappiamo che le prossime gare saranno come quelle di stasera, difficilissime, per quello che siamo già proiettati a martedì alla Juventus, non stiamo più pensando a questa gara, l'abbiamo già archiviata con soddisfazione, ma stiamo già pensando alla prossima, perché c'è necessità di recuperare tutte le energie possibili. Giocare ogni 3 giorni è molto dispendioso, soprattutto dal punto di vista mentale, e noi abbiamo bisogno di tutte le energie, quindi solamente grande concentrazione sul nostro modo di stare in campo, sulla nostra classifica, sul nostro presente e sulla prossima partita. Tornando alla partita di questa sera, un altro aspetto positivo è stato l'impatto delle sostituzioni, perché non hanno cambiato minimamente l'approccio, l'intensità, la qualità del gioco. Ripensando alla partita di Ferrara, è stato un episodio in quel caso? Io credo che anche Ferrara, che è entrato, ha fatto bene. Credo che è una situazione che si sta verificando con continuità, ed è merito dell'atteggiamento dei miei giocatori, che sono tutti disponibili, che sanno che devo fare delle scelte, ma sanno anche che non è così importante la quantità del minutaggio che scende in campo, ma è come scende in campo. E con i 5 cambi è chiaro che io li voglio sfruttare, li posso sfruttare, perché ho delle ottime scelte, e chi non ne ha scelto all'inizio deve sapere che però può aiutare la squadra comunque, può essere determinante nel risultato finale. Quindi abbiamo cominciato bene, l'abbiamo interpretata bene, siamo entrati bene, queste sono le situazioni che dobbiamo assolutamente portare avanti, perché altrimenti il livello è così alto nel nostro campionato che se non sei così attento, se non sei così concentrato, così disponibile a lavorare per la squadra e a sacrificarti, i risultati non arrivano. Ultima cosa su Çalhanoğlu, un aggiornamento, una prima impressione sulle sue condizioni. Ha avuto un affaticamento muscolare al polpaccio, dove aveva preso una forte contusione già nella partita di Ferrara. Spero solamente che sia appunto un affaticamento che posso, adesso non so se potrà essere disponibile per la partita di martedì, mi auguro di sì, o altrimenti mi auguro che sia una cosa veramente lieve, perché sta dimostrando, anche come i suoi tanti compagni, ma lui sta dimostrando di essere un giocatore molto importante per noi. Grazie. Prego. Arrivederci.